Buonasera. Invece del solito 10 minuti di ritardo abbiamo fatto un pochino di più perché Monica Coretti, la curatrice di questi incontri, e Anna Ferrino sono rimaste bloccate nel traffico, e quindi cominciamo subito, e mi scuso anche con loro che ovviamente sono affannate e quindi dovranno subito cominciare a dialogare, perché io avevo pensato di rubarvi pochissimi minuti perché credo che sia invece importante ascoltare e poi riflettere sul dialogo che Monica e Anna Ferrino faranno, Monica Coretti e Anna Ferrino faranno stasera. Però mi fa piacere dirvi soltanto pochissime cose. Monica Coretti, la conoscete, è un'appassionata d'arte, è una collezionista di arte contemporanea, ma soprattutto è una persona che, anche grazie ai suoi studi, grazie alla sua vita, ha sempre pensato che l'arte fosse strettamente legata a un vivere etico e a un vivere civile della nostra società. Ecco perché questo titolo, Fare comunità, costruire comunità. Monica ha quindi pensato già alcuni anni fa di invitare personaggi vari, e molti di voi, quelli che sono con noi stasera, erano a questi incontri che si tennero ormai tanti anni fa, e non voglio dire quanti, alla facoltà teologica, perché purtroppo il Covid ci ha anche un po' allungato i tempi, quindi dire le datazioni è sempre molto complicato. E di questi incontri che lei aveva tenuto con personaggi dell'arte, dell'architettura, ma anche amministratori oppure direttori di museo, eccetera, ha tratto un bellissimo libro che si chiama Scintille. Ecco, questo titolo Scintille non è casuale, è stato scelto da Monica proprio perché significa accendere una scintilla. Cosa vuol dire? Da una scintilla può nascere un incendio, ma può nascere anche un fuoco che dà conforto e tepore, e questo credo che sia lo spirito di questo voler indagare e proseguire. È una cosa alla quale io l'ho molto spinta. Monica era restia, ma io ho sempre pensato che quel lavoro non potesse restare lettera morta, che dovesse avere una sua non continuazione, una sua attualizzazione. E in particolare, l'ho già detto poche sere fa quando abbiamo presentato gli amici del Madre, mi ripeto noiosamente, credo che questo sia proprio il momento giusto per riflettere anche su un'idea di museo. La definizione che recentissimamente, alla fine di agosto, è stata approvata dall'ICOM di museo, comprende alcuni aspetti che prima non erano presi in considerazione, e tra questi c'è proprio la parola costruire e comunità. Questo mi è sembrato molto significativo. Significa che il museo oggi sta cambiando il suo ruolo. Certamente c'è quello, e non è un caso che il primo incontro non lo facciamo con Anna Ferrino, che è un'imprenditrice, una collezionista, ma che è stata anche la responsabile di una banca, la CRT, che è a Torino per la Fondazione Torino Museo. Ha fatto e fa notevolissimi investimenti nell'arte, i musei di Rivoli, la Gamma di Torino, dove forse qualcuno di voi come me l'anno scorso ha potuto vedere una mostra di estremo interesse, hanno lavorato nel corso del tempo, cioè di molto tempo, alla costruzione di una collezione veramente degna di questo nome, ma questo grazie anche al sostegno di un'imprenditoria e soprattutto di istituti bancari che hanno sostenuto notevolmente le acquisizioni. Il Museo Madre è a Napoli, è un museo molto giovane, ha una collezione di opere sceltissime che sono state prodotte, direi, all'atto stesso della nascita del museo, però è una collezione che riguarda un numero limitato di artisti, e oggi noi non possiamo di certo colmare il tempo perduto, però stiamo lavorando anche con la direttrice Catherine Ver, che purtroppo non sta bene e che vi manda i suoi saluti, anche a lavorare su delle acquisizioni che guardano al futuro, perché purtroppo al passato non possiamo più guardare. Ecco perché mi fa molto piacere che lasciare il campo a Monica, che inizia
questa piccola serie è fatta da 4 incontri, l'avete visto nel comunicato che abbiamo fatto circolare. Il primo appunto è con Anna Ferrino, il secondo sarà con un musicista iraniano molto famoso, Pejman, il terzo con la direttrice, anzi non con la direttrice, con la curatrice delle collezioni arte contemporanea dei Musei Vaticani, Nicole Forti, e l'ultimo con un'artista italiana a cui molti di noi sono legati, che è Sabrina Mezzacchi, che proprio su questa idea della immettere semi di spiritualità, di senso nelle scelte legate all'arte che tutti noi musei o persone facciamo, è sicuramente un'interprete molto appassionata. Vi ringrazio tutti e soprattutto ringrazio Monica Coretti e Anna Ferrino per quello che ci racconteranno o quello su cui dialogheranno. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Scusate, veramente non so che cosa è successo oggi. Credo che sia successa una tragedia, perché veramente è stato difficilissimo. Allora, mi sono alzata perché ci tengo a farvi vedere questa immagine, che è l'immagine che abbiamo scelto come immagine logo di questi incontri. E perché l'abbiamo scelta? Perché in questa immagine c'è proprio un po' di tutto. Cioè, ci sono delle persone che lavorano insieme, ci sta una persona che è in equilibrio precario, ci sono mura antiche, ci sono mura moderne, contemporanee, ci sta la bellezza di questo museo che sta nascendo, ci sta il degrado dietro, e quindi c'è tutta Napoli, c'è la significatività di Napoli. Ma dietro, vi faccio notare, c'è anche Castel Sant'Elmo, c'è la certosa di San Martino e c'è la vigna di Peppe Morra. Cioè c'è l'arte contemporanea e l'arte antica che dialogano insieme, che è esattamente quello che un museo deve fare. Un museo deve innanzitutto mettere insieme le cose e le cose diverse, e poi deve essere luogo di accoglienza e di nutrimento. Questo museo è stato pensato, fortemente voluto, da un protagonista, e uso questa parola e la sottolineo perché poi dopo vi farò capire perché, da un protagonista della nostra vita politica, che è Bassolino, che ha incaricato Alvaro Sisa di fare questo bellissimo museo. Entrambi i protagonisti, Alvaro Sisa ha vinto il premio Pritzker, che è come se fosse il Nobel dell'architettura o l'Oscar dell'architettura, ma Alvaro Sisa non sarebbe stato nessuno, come si dice da noi, se non avesse avuto dei grandissimi supporti. E questi grandissimi supporti sono normalmente delle persone che sono invisibili, per cui la differenza, diciamo, tra gli incontri di prima e gli incontri di adesso, oltre al luogo, che naturalmente è molto significativo, è che prima c'erano i protagonisti e oggi invece ci sono i personaggi, cioè persone che sanno parlare, dialogare tra di loro e che sanno costruire e costruire comunità. Allora stasera, invece di partire come si parte normalmente, io voglio farvi vedere queste persone, perché i volti sono sempre quello che a me mi incanta, e quindi vi faccio conoscere i protagonisti, questa volta uso protagonisti, di questa società che si chiama DAZ, quindi D come Fabio Dumonté, che è stato il direttore dei lavori per la costruzione del Madre. Fabio, ci sei Fabio? Fai ciao così con la mano, eccolo, questo è Fabio. A di Antonini, cioè Daniela Antonini, no, Daniela ti devi alzare, devi fare ciao con la mano come si fa alle scuole elementari. E lei ha avuto un ruolo fondamentale, che è un ruolo molto femminile, e il ruolo molto femminile è quello di creare ponti. Grazie a Daniela si è creato il ponte tra Napoli e il Portogallo, è una bravissima architetta, è un'architetta che fa diciamo le installazioni museali, e suo marito Alex, che non mi ricordo il cognome, che si chiama con la, ecco, Zatzke, e la cosa importante di Alex per me è che è tedesco, quindi tante realtà diverse messe insieme in una società hanno fatto una bellissima cosa, ci hanno dato la possibilità di
essere qui stasera. Quindi grazie moltissimo a voi e grazie, e adesso inizio. E quindi buonasera a tutti, inizio con i ringraziamenti. E il primo ringraziamento non dovuto, ma sentito, sì, guardami, perché ovviamente è a te, è a questa donna che si chiama Angela Tecce, che è innanzitutto una persona, non vi dico chi è perché la potete googolare, la conosciamo tutti, oggi è presidente, ma ha avuto talmente tante cariche nel mondo dell'arte che non c'è bisogno che ve le dica io, ve le andate a cercare, almeno fate qualcosa. Ma Angela è una persona che ha uno sguardo sempre estremamente attento e costruisce per l'arte contemporanea. Varie volte mi è capitato di andare in giro con Angela dopo il lavoro, quindi distrutta, in orari assolutamente improbabili, ma lei comunque continuava ad andare anche alle mostre dei giovanissimi artisti. E quindi voglio ricordare Angela qui stasera non come presidente del Madre, ma come promotrice e costruttrice di arte contemporanea qui da noi, e la voglio ricordare per tre cose che ha fatto, tre mostrine direbbe lei, tre piccole mostre come direbbe lei, che tutto sono tranne che piccole, ciao Paola, e la prima è una cosa che si è chiamata Fuori dall'ombra un po' di tempo fa, e che però vi dice già tutto il titolo, quindi non vi sto a raccontare. La seconda che vi voglio dire e ricordare è che ha voluto fortemente, ha spinto, come lei fa in maniera molto delicata, perché Angela è una persona che sa essere delicata, la mostra di Louise Bourgeois al Museo di Capodimonte con Mariella Utili come direttrice, ed è stata, e questo perciò ci tengo a dirlo, è stata la prima retrospettiva di Louise Bourgeois in Europa. Siamo stati i primi, quindi questa cosa bisogna dirla. E la terza e ultima cosa che vorrei ricordare è che Angela ha creato un concorso, lei direbbe un piccolo concorso, un concorso per giovani artisti, mettendo insieme nella giuria persone molto diverse, cioè galleristi, collezionisti, artisti e galleristi. Appiccichi mostruosi, però alla fine uscivano delle cose molto interessanti. Per esempio, alcuni giovani artisti sono diventati dei protagonisti dell'arte, per esempio Gian Maria Tosatti, bisogna ricordarlo. Gian Maria Tosatti ha avuto il suo primo riconoscimento qua a Napoli grazie a questo concorso che era stato indetto da Angela. Quindi continuo con i ringraziamenti. L'altro ringraziamento va sicuramente a Carolyn, che diciamo non c'è, ma ha supportato diciamo questo ciclo di incontri col pensiero, e poi a tutte le persone, diciamo alla squadra madre, per quello che hanno fatto. Ma ovviamente la persona a cui tengo di più di ringraziare stasera è una fantastica donna. Ah, una cosa che vi vorrei far notare prima della presentazione della fantastica donna è che in questo ciclo di incontri sono tutte donne, tranne, non a caso, un signore che viene dall'Iran, e quindi ci tengo a sottolineare il femminile e l'ahimè maschile dell'Iran, perché siamo inguaiati. Detto questo, ringrazio e sono veramente molto felice che sia qui con noi, coraggiosissima perché non sa che cosa l'aspetta, Anna Ferrino, grande imprenditrice, prima donna, c'ha un sacco di robe questa donna, così bella e molto modesta, ma è stata la prima donna ad essere imprenditrice dell'Asso Sport, e poi dopo vi racconto che cos'è, e la prima donna ad essere presidente della Fondazione Arte CRT. Quindi ti do il benvenuto, le diamo il benvenuto, e così mi siedo e faccio la brava. Ciao Anna. Ciao Monica, grazie. È una grande emozione essere qui in un museo che amo molto e in una città anche che amo molto, quindi grazie per l'invito, è sempre bello tornare a Napoli e poi in una giornata così radiosa è ancora sì, più bello. Con un traffico fantastico, cioè guardate, vabbè. E ovviamente mi scuso per il ritardo tantissimo, sì. Poi da buoni piemontesi un ritardo. Esatto. Allora, detto questo, vorrei dunque
Anna, è la, non l'ho detto all'inizio, è imprenditrice, ma è l'amministratore delegato di questa società di famiglia che si chiama Ferrino. La Ferrino è una giovane impresa di 140 anni, 150 anni, ecco, una giovane impresa di 150 anni, quindi lei sta alla terza generazione. E la cosa che, diciamo, mi faceva piacere che raccontasse è che normalmente, diciamo, quando si inizia un'impresa c'è sempre un imprenditore un po' geniale che ha un'idea geniale, quindi io volevo farmi raccontare questa genialità da Anna. Sì, appunto, io sono la quinta in realtà generazione di questa azienda familiare torinese che si chiama Ferrino e che è nata in una Torino che ha perso da poco il ruolo di capitale d'Italia e quindi si deve un po' reinventare perché lo è stata per lungo tempo e quindi si interroga sul proprio futuro e decide di diventare capitale industriale del nostro paese grazie appunto a un nucleo di persone che con delle visioni interessanti e con un marcato spirito imprenditoriale fanno nascere tutta una serie di imprese che ancora oggi sono attive, tra i quali è questo Cesare Ferrino, che appunto era un mio trisavolo, che aveva poco più che una bottega in via Nizza, che è la via che costeggia la stazione, e che crea una formula per impermeabilizzare i tessuti che all'epoca non si potevano impermeabilizzare, una sorta di paraffina. E da lì lui prima affitta questi teli impermeabilizzati per coprire i tetti delle case quando venivano rifatti e poi inizia a realizzare i primi manufatti che erano essenzialmente al servizio del mondo del lavoro e dei militari, quindi poi l'azienda si sviluppa durante le due guerre mondiali in modo abbastanza significativo perché appunto i militari stanno nelle tende e molte di queste tende erano fatte da noi. Nello stesso tempo però, quindi, cioè, se noi guardiamo al mondo dell'imprenditoria, ancora adesso le imprese vincenti di base dovrebbero avere due elementi da cui parte un po' tutto. Uno, un'invenzione, oggi lo chiameremo un brevetto, e poi un'intuizione anche di un posizionamento, no? In una società così spinta di consumi come oggi, se tu non vai a trovarti magari una nuova nicchia diventa difficile competere. E nel suo caso quello che mi affascina di più della storia della nostra azienda è proprio il fatto che lui da subito però intuisce che c'è un grande interesse verso la conquista delle Alpi. Come sappiamo bene, nella seconda metà dell'Ottocento vengono scalate le cime delle Alpi e a Torino in particolare c'è un nucleo di alpinisti e di esploratori importantissimi, il cui leggendario capostipite, come sappiamo tutti, è il Duca degli Abruzzi, che fa delle imprese straordinarie. Però a me piaceva molto l'idea della tenda. Quindi fa tende per i militari, ma fa anche tende per le prime esplorazioni, per il Duca degli Abruzzi, per Vittorio Sella, che è il suo fotografo ufficiale, e per Padre De Agostini. Noi abbiamo delle foto bellissime di Padre De Agostini, che è il cartografo, il primo cartografo della Terra del Fuoco e della Patagonia, nelle nostre tende negli anni 30. E quindi a oggi diciamo che l'azienda continua a fare sostanzialmente lo stesso mestiere, ed è questo è molto raro, perché se guardate le aziende centenarie del nostro paese si conservano i marchi, si conserva tutta una serie di archivi, di set, di cose, ma molte non fanno più il mix di prodotto delle origini. Invece la peculiarità di Ferrino è un po' quella, che noi continuiamo a fare sostanzialmente le stesse cose, cioè tende, zaini, sacchi a pelo, abbigliamento impermeabile, semplicemente con dei pesi ribaltati. E cioè oggi ovviamente il settore dell'outdoor per il consumatore finale ha preso il predominio, ma circa il 30% del nostro fatturato continua a essere generato da tende per protezione civile, tende, non lo so, quelle che abbiamo tristamente visto durante il Covid fuori dai triage degli ospedali, piuttosto che quelle blu del terremoto dell'Aquila. Noi facciamo anche i prodotti per protezione civile, lavoriamo accanto ai grandi organizzazioni umanitarie. Infatti, scusami se ti interrompo, era esattamente quello che mi piaceva tantissimo di questa storia, nel senso che nasce per proteggere in qualche modo, quindi per
per proteggere i militari, per, è un oggetto, diciamo, di quasi come un grembo, no? E però nel passare del tempo, e questa è un'altra parola che caratterizzerà un po' questo incontro, c'è una transizione, cioè c'è un cambiamento verso il civile, quindi queste scende per la protezione civile. E quindi che a fatica, con grandi sforzi, anche con cambiamenti, diciamo, dal punto di vista dell'innovazione, ma insomma cambiare si può. La sostanza del discorso è cambiare si può, e andare dalla guerra alla pace si può. E un'altra cosa che mi faceva piacere se ti andava di raccontare è questa cosa della tua prima, diciamo, della tua adolescenza e infanzia, di quando andavi d'estate. Raccontaci un attimo delle tue estati, perché sono caratteristiche poi dopo di quello che ti succederà un po' dopo, no? Ma diciamo che oltre all'estate io ho vissuto in una famiglia tipica di imprenditori italiani, dove il confine a volte appunto fra l'impresa e la famiglia è molto lieve, no? È molto leggero, ci sono questi incroci continui, e che anche un po' il fascino e forse la solidità di famiglie che di generazione in generazione curano come pezzi, come case di famiglia, come collezioni di famiglia queste imprese. A volte con il limite che conosciamo, molte sono un po' plafonate nella crescita proprio per questo grande senso di protezione che le famiglie hanno verso le loro imprese. E quindi io alla fine sono nata in una famiglia con una doppia identità. Da una parte una vita in mezzo alla natura, perché comunque la mia famiglia ha sempre amato molto la montagna, la flora alpina, i miei nonni avevano questo giardino di fiori alpini importante, una collezione di una certa rilevanza, quindi anche la mia idea è al mio avvicinarsi al collezionismo è proprio anche un po' nato da quello, dal fatto che io passavo magari 15 giorni con loro in estate in giro per tutti i giardini botanici della Francia e della Svizzera, con i quali loro si scambiavano questi piccolissimi semi o facevano arrivare dal Caucaso piante rare, e questa idea proprio di collezionismo, no, mi nasce fin da bambina. E comunque una vita molto nella natura, campeggio d'estate, eccetera. E invece una mamma molto più, meno sportiva, ma culturalmente molto vispa, che mi ha fatto visitare tanto, tantissimo, mi ha portato tantissimo nei musei. Cioè, pensate che, per dire, a settembre io ogni anno passavo un mese e mezzo a Firenze perché dovevo vedere tutti i pilastri della nostra cultura, eccetera. E quindi è divertente, perché io in realtà ne sono uscita con un mix buffo di grande amore per la natura e nello stesso tempo per l'arte, che quindi mi fa godere delle cose. Però stesso trattamento riservato a mio fratello ha prodotto un personaggio che non entra più in un museo neanche a pagar loro, e odia la montagna, quindi è stata una terapia un po' d'urto, però diciamo che su di me ha funzionato, su mio fratello purtroppo no, ma forse è contento così per altre cose. Però questo ci dice un'altra cosa molto importante, che poi è una cosa che dicono sempre anche tantissimi artisti, e cioè che la formazione non è solo la formazione che avviene sui libri. Certamente i libri, la scuola sono assolutamente importanti, però la formazione viene con l'educazione allo sguardo. Vedo qua Angela, quindi mi ricordo molto questa educazione allo sguardo, alla necessità, diciamo, del guardare, dell'osservare, quindi del recepire la bellezza anche attraverso lo sguardo, che poi dopo ti insegna, che poi dopo ti fa approfondire. Mi sono ricordata di quando Riccardo ha presentato la sua bellissima collezione, Riccardo Marone, che è qui con noi stasera, che quando ha presentato la sua meravigliosa collezione, diceva: io guardavo e poi andavo a casa a studiare, che proprio è esattamente così, no? Cioè, tutti noi guardiamo e poi dopo torniamo a casa a studiare. Lo diceva anche un bellissimo poeta, un fantastico poeta inglese, che diceva, vabbè, non me lo ricordo naturalmente, però diceva questa cosa, che bisognava prima andare a passeggio nell'arte e poi tornare a casa per scrivere.
E quindi questa cosa della bellezza della natura, della bellezza, ti ha avvicinato all'arte, all'arte contemporanea, grazie soprattutto ad un incontro con un gallerista che è Valerio. Sì, diciamo che tutto è nato, allora, appunto, l'arte l'ho sempre frequentata e ho cercato nel mio piccolo anche di approfondirla e di studiarla, premesso che a me piace un po' tutta l'arte, ad esempio anche l'archeologia è una delle cose che mi affascina di più, ad esempio andare a vedere i siti archeologici a me ancora oggi emoziona, perché riesce a sviluppare quel senso dell'immaginario che è bello, no? Ognuno di noi quando immagina è un momento bello della propria giornata. E poi sull'arte contemporanea, insomma, tutto è stato, diciamo, la scintilla è scattata il famoso giorno del 1985 con l'inaugurazione del Castello di Rivoli, che è stato un momento fortissimo per il nostro territorio e io da lì appunto sono andata con mia madre a questa inaugurazione e lì mi si è aperto un po' un mondo, perché effettivamente avere nella nostra città un museo così all'avanguardia, che è sempre stato capace appunto di seguire un po' tutti i fenomeni, le nuove tendenze, di portare gli artisti, ma di essere un grande collettore di dialogo anche sul contemporaneo, un ruolo che a volte i musei di oggi non riescono a interpretare così attivamente come devo dire Rivoli fa, perché Rivoli veramente è un crocevia di artisti continuo e questo è molto bello. E da lì è nato un gruppo di persone appassionate che è stato molto divertente a Torino in quegli anni, vi sto parlando appunto degli anni 90 e degli anni 2000, perché era intergenerazionale, Torino è stato capace di esprimere grandi collezioni, grandi artisti, vabbè, parlo a un pubblico che sa bene di che cosa sto parlando, quindi non occorre ricordarlo. E noi giovani, piccoli collezionisti, semplicemente interessati e appassionati, abbiamo avuto modo di essere messi in questo giro, grazie anche a un nostro amico che si chiama Valerio Tazzetti, che ha aperto una galleria, aveva aperto all'epoca una galleria di fotografia che si chiama Foto in Coma, che esiste ancora. E quindi è stato bellissimo, perché si potevano incontrare gli artisti, fare cene tra collezionisti, artisti, critici, e quindi riuscire a avere anche un po' gli strumenti e le chiavi di lettura del lavoro, che come sapete è sempre meglio vedere con una mediazione, no? Mm-hmm. E per noi era un privilegio, giovani ragazzi, riuscire appunto a vedere una mostra con l'artista che ce la spiegasse, magari andare a cena con lui, e quindi da lì siamo iniziati a appassionare, dicendo, a collezionare. Questo, quello che ci stai dicendo, che mi sembra molto importante, è che questo miscuglio tra galleristi, persone dell'istituzione, collezionisti e artisti ha generato una bella sinergia anche per il dopo, per il collezionare. Nel collezionare, per esempio, che scelte avete fatto? Abbiamo iniziato molto con la fotografia, onestamente, e anche perché appunto in quegli anni, poi sapete benissimo, ci sono le onde, no? Adesso la fotografia è in un momento magari un pochino più tranquillo, c'è stato un grande ritorno della pittura, però in quegli anni invece la fotografia, e poi è un mezzo che piace molto sia a me che a mio marito, quindi principalmente foto, e poi adesso magari anche altro. Era un mondo anche un pochino più facile, perché non aveva, per carità, gli artisti consolidati avevano magari già delle cifre rilevanti, ma si poteva poi ancora comprare comunque degli artisti magari non super consolidati, ma già a un punto abbastanza interessante del loro percorso, con delle cifre, non dico accessibili, ma non inarrivabili come oggi. Cioè tu, un problema che vedo nel collezionismo oggi è che è vero che ci sono tantissimi giovani artisti molto talentuosi da scoprire, tutto, però per molti di loro, magari che iniziano già un percorso con delle gallerie di un certo tipo, c'è un entry price di una certa rilevanza che secondo me non è così facile per i giovani collezionisti. Cioè quando io e mio marito abbiamo iniziato eravamo dei giovani sposi e quindi con una disponibilità economica non così rilevante. Oggi
vedo che è un pochino più difficile, cioè noi a volte giocavamo anche con la scommessa, ma perché erano delle cifre super accessibili. Oggi è un pochino più complicato, perché poi vabbè, quando c'è stato tutto il grande fenomeno della contaminazione dell'arte contemporanea con un fenomeno anche un po' più di moda, un po' più fashionista, lì ha iniziato a complicarsi un po' tutto, e forse anche un pochino perdere fascino l'interazione con la comunità, perché è diventata un po' meno genuina, un po' meno autentica, un pochino meno forse interessante, non lo so. Propulsiva forse, sì. E una cosa che mi ha sempre molto colpito da quando ti ho conosciuto è che sei stata sempre molto, cioè hai tantissime attività ed hai sempre... sei sempre stata capace di coniugare queste varie cose, cioè sei mamma di due ragazzi adesso di 31 e 29 anni, se non ricordo male, sei amministratore delegato della Ferrino. Tra l'altro, una cosa che mi faceva piacere raccontare è che non hai iniziato subito in Ferrino, perché mentre studiavi... Ma appunto, io ho fatto in realtà lettere indirizzo artistico, poi ho fatto quello, ma poi vabbè, ho iniziato a lavorare per una tessitura francese. Quindi per diventare amministratore delegato non si deve no, essere degli diciamo economisti, che diciamocela questa cosa. La mia età permetteva ancora a ragazze con un DNA di famiglia borghese di lasciarsi forse un po' vivere, di lasciarsi un po' trasportare degli eventi. E io... è inutile dirlo, magari anche nella testa dei miei genitori ero destinata a una vita normalissima come quella di tutte le mie mamme, le sue amiche che facevano una bella famiglia, avevano dei bambini eccetera eccetera. E io non sapevo bene, ho fatto questa cosa per passione e poi a un certo punto mi è capitata tramite mio padre, tramite l'azienda, l'opportunità di andare a lavorare per questa tessitura francese per sviluppare il mercato italiano e ho iniziato a fare questo. E devo dire, l'ho fatto discretamente bene. E quindi... diciamo molto bene. E quindi ho lavorato 10 anni per questa tessitura ed è stato molto divertente perché in realtà i miei clienti erano tutti gli stilisti, i designer. Negli anni 80, io ho iniziato a lavorare molto giovane, nell'85, era un momento in cui tutto lo sportswear e comunque la moda e anche il prêt-à-porter in Italia erano molto energici, c'era ancora molta produzione perché purtroppo oggi quel prodotto lì in gran parte è delocalizzato eccetera, ci sono però gli uffici creativi ancora qua, quindi è stato molto divertente e ho lavorato così finché poi mi è arrivata una grande occasione perché una grande azienda del nostro settore americana che si chiama Columbia ha offerto alla Ferrino di distribuire i propri prodotti in Italia, però alla Ferrino era un problema farlo perché non c'era nessun tipo di know-how nell'abbigliamento e siccome invece io nella mia esperienza precedente l'avevo fatta, ho detto ma sì dai perché no, in fondo andare a bottega è sempre utile, quindi io ho interpretato questa cosa come andare a bottega per una persona che comunque la cui famiglia aveva un marchio italiano nello stesso settore, ho pensato che lavorare per una major internazionale fosse un modo straordinario di iniziare a avvicinarsi lentamente all'azienda di famiglia, dove invece c'era mio fratello che insomma era un po' un percorso no, preordinato, il maschio di famiglia di solito. Ed è stato stupendo, perché io ho lavorato per questa azienda che è una delle due o tre prime aziende al mondo del nostro settore e ho imparato tantissimo ed è stata un'esperienza fortissima. E poi come sei finita alla fine? E poi alla fine, quindi ho lavorato per loro dal 94-95 al 2005, poi è finito e a quel punto lì mi hanno chiamato degli inglesi per fare la stessa cosa per loro in Italia, io di fatto sapevo sviluppare il mercato italiano per aziende estere, quello era quello che avevo imparato a fare in 15 anni, 20 anni di lavoro. E poi cos'è, 20, sì. Poi cos'è successo? Che mi sono detta, ma beh, però in fondo sta azienda è bella, non è poi così male. E poi quando sviluppi marchi esteri, poi li porti a un certo livello di fatturato, quasi sempre poi loro a un certo punto ti scaricano, come era successo anche a me.
E allora ho detto, ma sì, mettiamoci in gioco, poi in realtà è andata bene perché poi mio fratello, per motivi suoi personali, ha deciso di lasciare l'azienda e quindi poi alla fine io mi sono ritrovata lì in una posizione... La cosa che vorrei far notare è proprio questa, cioè che il fratello che magari appunto non aveva... Da noi si dice né arte né parte, cioè nel senso che era stato messo lì, diciamo, perché era il maschio di famiglia, se posso dire così. E invece Anna, che aveva grande interesse per l'azienda, ha comunque dovuto sgobbare più di 20 anni per entrare, quindi c'è entrata per bravura, diciamo, non per genealogia. Però sono stati 20 anni bellissimi. Perché io cerco sempre di divertirmi tanto in tutto quello che faccio. Meno male. Però ritornando invece ai tanti impegni di Anna, c'è questa cosa che per esempio, oltre ad essere un attimo amministratrice delegata di un'azienda così importante come la Ferrino, essere ottima madre di famiglia, è anche come prima donna, tra l'altro, presidente dell'Asso Lombarda, lo sapevo, dell'Asso Sport, che è che centralizza, diciamo, tutte le aziende produttrici di articoli sportivi con un numero di addetti di circa 9.300 persone e con un fatturato di oltre 5.000 persone. Per cui questa cosa che Anna è plurima, diciamo, cioè che multitasking si usa dire adesso, che è una sua grande caratteristica, dopo parleremo di un altro incarico importante che lei ha, mi fa molto pensare alle donne di potere, no? O al potere, e chiedermi soprattutto se esiste, secondo te, ovviamente, una differenza tra una donna che gestisce il potere o un uomo che gestisce il potere, che sia un potere all'interno della famiglia, di una grossa azienda come la Ferrino o di un'istituzione importante che serve a costruire comunità, perché appunto mette insieme le aziende perché possano collaborare e costruire insieme un indotto decente. Ma consentimi di fare un passettino indietro per spiegare. Uomini, sì. No, ma faccio un passettino indietro per spiegare come sono arrivata lì, no? Quindi poi vi ho raccontato... Mi devi rispondere su questa cosa del potere. Assolutamente. Comunque io quando poi ho deciso di entrare nell'impresa, io come abbiamo detto non mi ero costruito un percorso per fare l'imprenditrice, quindi mi sono detta, ah beh, adesso io ho visto solo aziende estere, aziende 100 volte più grandi della mia, e adesso come cavolo faccio a fare l'imprenditrice a Torino? E quindi ho iniziato a frequentare l'Unione Industriale, di cui peraltro la Ferrino fu azienda fondatrice. E da lì ho iniziato a capire che c'era tutto un mondo parallelo a quello di fare l'imprenditore. L'imprenditore quasi sempre guarda alla sua azienda, pensa di fare il prodotto più bello al mondo, pensa che la sua azienda sia la più bella del mondo, è molto prodotto centrico, azienda centrico. Questo è il tipico imprenditore italiano. Poi c'è una parte di loro invece che guardano alla propria azienda come comunque un nucleo inserito in una società, e pensano che nel ruolo di imprenditore si possa anche pensare di portare avanti un ruolo civile comunque. E io faccio parte di questa categoria, perché è vero che le imprese è vero che le imprese sono degli attori importanti del nostro tessuto sociale, oggi questo lo stiamo vedendo anche in modo rilevante, ancorché il nostro paese non abbia mai dedicato una grande attenzione né alle politiche industriali né al mondo dell'impresa nel suo insieme. Però io credo che se uno ha la fortuna di poterlo fare, spendere una parte del proprio tempo cercando di mettersi in gioco nell'associazionismo o in altri tipi di istituzione, io vi devo dire che per me, io ho dedicato molto tempo sia all'associazionismo che al mondo delle fondazioni di origine bancaria negli ultimi 10 anni. Diciamo che questo ultimo decennio io ho fatto... Sono stata un filino meno presente magari in azienda, e quindi apparentemente la gente pensava che... Però
oggi che invece sono ritornata più presente in azienda, vedo che alla fine sembra strano dirlo, ma tutto quello che ho maturato fuori è stato importantissimo. Proprio perché secondo me le donne riescono ad avere un approccio molto più lieve, trasversale, e riuscire a volte, l'hai detto prima nel presentare l'architetta, a creare ponti e collegamenti. E questo è quanto mai più interessante in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove comunque c'è questa grande nuova sfida che è la sfida legata agli ESG, al mondo della sostenibilità. E quindi stiamo passando pesantemente da un'economia rivolta agli azionisti, come in inglese dicono, agli shareholders, ha un'economia attenta agli stakeholder, cioè ai portatori di interesse. Ecco, io in tutto quello che ho fatto in questi anni, che sembrava distogliessero quasi interesse all'azienda, in realtà mi hanno arricchita moltissimo, proprio perché io sono riuscita comunque nel mio territorio ad avere una mappa molto interessante di conoscenze, di relazioni, di ponti. Rete si chiama anche. Rete. Una rete che poi alla fine oggi è molto importante. Oggi un imprenditore che voglia avere un'impresa più aggiornata non può esimersi da guardare con attenzione come l'impresa sua sta rispetto al suo territorio, cioè c'è un tema di responsabilità e di ingaggio molto più presente rispetto a ieri. Quindi prima di legarmi a questa tua parola, territorio, volevo un attimo sottolineare questa cosa che stai dicendo, che mi sembra molto importante, cioè molto spesso sono le donne che sanno guardare l'orizzontalità e quindi creare ponti e reti sottili invece di avere una visione più verticale, diciamo, quindi più verticale, più verticistica anche. Sì, è difficile generalizzare, sappiamo bene che comunque oggi ci sono tantissime donne col coltello in bocca che Perché molto spesso si omologano al potere tradizionale. Sì. Certo, io devo dirvi, in tutto quello che ho fatto ho risposto a delle telefonate, non ho mai applicato una volta. Quando mi hanno chiesto di fare delle cose, se le reputavo interessanti, mi sono messa in gioco, forse fin troppo, ma perché questo deriva dal mio carattere. Io sono super curiosa, super aperta e quindi ho talmente tanti interessi, ho talmente tante curiosità che mi dico, ah bello, mi propongono sta cosa, fantastico, perché posso approfondire e conoscere una roba in più. E quindi mi metto in gioco, però sempre così, con umiltà, cercando di tenere basso profilo. Fidatevi, molto che ci sabauda, sì, no ma anche in sabaudia ci sono delle donne che passerebbero sopra a chiunque, pur in più in questo momento sono super agguerrite, perché comunque hanno a volte più chance degli uomini per il tema delle quote di genere. E quindi fidatevi che c'è una bella battaglia, però dipende sempre come interpreti i ruoli. Perché si omologano modelli. Come interpreti i ruoli. Io ho la grandissima fortuna di essere una persona libera. E quindi quando hai questo privilegio straordinario puoi permetterti di accettare una cosa o non accettarla, di farla o non farla. La libertà, insomma, sappiamo tutti che è la cosa più bella che puoi avere nella vita. Una cosa per te molto importante, perché l'hai nominato spesso questa cosa, è il territorio, cioè l'essere molto in qualche modo attaccata alle tue radici, che è anche una delle caratteristiche, diciamo, della fondazione che hai presieduto, cioè della Fondazione Arte CRT, perché nel suo statuto, come nello statuto di quasi tutte le fondazioni, c'è scritto appunto che il... Buonasera, è arrivato mio figlio, povero. Quest'ora. Che carino. Scusate. E niente, questa territorialità delle fondazioni bancarie, in realtà, e questo è un mio modo di vedere la cosa, quindi non so se tu lo condividi o meno, però... crea una localizzazione. Allora, noi spesso critichiamo alcuni politici, se vogliamo fare i nomi e cognomi, ma non credo che ce n'è bisogno,
perché sono molto corporativi, sono molto localizzati, però in realtà come istituzioni spesso, e soprattutto come fondazioni bancarie, spesso si riproduce questa cosa. Esiste un'associazione che si chiama ACRI, che riunisce sotto di sé tutte le varie fondazioni bancarie, che dovrebbe appunto fare una maggiore politica di collaborazione e di coordinamento tra queste fondazioni, invece così non è, per cui succede che a Torino, quindi in Piemonte, esistono addirittura due fondazioni bancarie, che sono appunto la Fondazione Arte CRT e la Fondazione dell'Intesa San Paolo, che finanziano tutto quello che riguarda il mondo culturale in maniera molto sostanziosa e molto massiccia, mentre invece magari altri territori ne sono assolutamente sprovvisti. Per cui il fatto di guardare il locale, invece io quello che voglio dire è che credo che sia veramente importante cercare nella nostra, nei vari ruoli che si ricoprono, di non guardare il particolare ma di ampliare lo sguardo. E che tra l'altro è anche una cosa che dice questo ex finanziere Gaël Giraud, che ha fatto parte del mondo della finanza fino a pochissimi anni fa, poi dopo ha fatto la caduta sulla via di Damasco, è diventato gesuita e quindi ha iniziato a ripensare a tutto il mondo delle banche, vedendolo non più soltanto come, diciamo, una cosa estremamente negativa, ma come possibilità propulsiva verso un nuovo modo di recepire e di vedere l'economia. Scusate se mi sono dilungata su questo aspetto, però penso che le istituzioni devono effettivamente, come è il titolo, diciamo, di un bellissimo libro di Gaël Giraud, che vi invito a leggere, che si chiama Transizione economica. Io credo che il nostro immaginario, in cui ci aiutano moltissimo gli artisti, è proprio quello di fare transizioni, cioè di guardare altro, guardare appunto con le scintille famose, no? Cioè, guardare altro, creare luci per vedere altro. E credo che per esempio l'ampliare lo sguardo sia una delle cose fondamentali. Detto questo, un'altra cosa, diciamo, di cui mi faceva piacere parlare con Anna era questa parola che adesso c'è molto comune, che è la società post-umana. E la cosa che mi faceva piacere raccontarvi, che non so se sapete, è che questo termine è stato coniato da una persona che è laureata in veterinaria, tale, naturalmente i nomi non me li ricordo, quindi per fortuna ce l'ho scritto, si chiama Roberto Marchesini. Lui ha studiato il comportamento animale e praticamente è stato il primo che ha capito che non esiste l'antropocentrismo, perché noi uomini siamo molto influenzati dai comportamenti animali. Cosa che dice anche un altro scienziato, questa volta non nel mondo animale ma nel mondo vegetale, Stefano Mancuso, che parla, di nuovo come faceva Anna poc'anzi, di reti, cioè che le piante, che tra l'altro sono le molto più numerose rispetto a quello che siamo noi, genere umano, costruiscono reti dove praticamente ogni organo è possibile sostituirlo, e che si sostengono e si aiutano a vicenda. Allora, questo nuovo mondo post-umano è un mondo nel quale ciascuno di noi è responsabile dell'altro, un po' come la parola Ubuntu sudafricana, che è questa parola che dice io ci sono perché tu ci sei, ma soprattutto ci sono anche per esempio col paesaggio, perché mi devo occupare di quello che mi sta intorno e sono responsabile di quello che mi sta intorno, quindi non solo del mio ombelico ma di tutto quello che ci sta intorno. Devo dire che Anna, come Fondazione Arte CRT, secondo me è molto un testimonial di questo, perché ha saputo, diciamo, sia fare quello che dicevamo prima, cioè dialogare con delle persone talvolta un po' difficili, se posso dire, ma soprattutto dialogare con istituzioni diverse e creare, attraverso questo dialogo, costruire delle cose bellissime. E mi farebbe piacere che
ci raccontassi di questa esperienza tra Fondazione Arte e Castello di Rivoli e che cosa ha significato. Allora, appunto, di nuovo un piccolo passo indietro nella storia. Entro nel 2012-2013 come consigliere di indirizzo in Fondazione CRT. Faccio 4 anni come consigliere di indirizzo, poi passo in consiglio di amministrazione e rimango vicepresidente di Fondazione CRT fino all'anno scorso. E poi passo per un periodo a presidente di Fondazione CRT per l'arte. Le fondazioni di origine bancaria sono nate una 30ina di anni fa per salvaguardare una parte del patrimonio delle vecchie casse di risparmio e metterlo in una cassaforte, generare del rendimento da questo patrimonio con 2 obiettivi, quello di con questi rendimenti fare delle azioni a sostegno del territorio e di welfare. Quindi sostanzialmente la mappa geografica è un po' una mappa che ci deve riportare indietro a quando questa legge molto interessante e opportuna è stata creata 30 anni fa. E quindi la nascita di tutto sono appunto le vecchie banche popolari, e quindi la mappa è in funzione di dove queste erano. E quindi a Torino era un player importante nell'industria bancaria, così come lo era Milano, e questo spiega perché le 3 grandi fondazioni italiane sono la prima, la Cariplo, che ha sede a Milano, e Torino ha il privilegio e la fortuna di averne 2, Compagnia di San Paolo, che è azionista appunto della banca e delle fusioni successive della banca, e Fondazione CRT, che era una banca, la banca CRT, che poi è stata inglobata in Unicredit, e queste si chiamano le banche conferitarie. Ci sono dei vincoli territoriali statutari che, come dice giustamente Monica, in qualche modo si cercherà, e l'ACRI, che è l'associazione italiana che le raggruppa, cercherà in qualche modo di... Si iniziano però a fare anche diversi progetti a livello nazionale, soprattutto sulle povertà educative, sui bambini e su altre cose. Comunque, per fortuna, insomma, le contaminazioni, e poi ci sono alcune, per dire, compagnia a giurisdizione anche sulla Liguria, eccetera. Detto questo, io ho fatto questo lungo percorso fino ad approdare alla Fondazione Arte, che era nata 20 anni fa con la missione di comprare opere per costituire le collezioni permanenti del Museo di Rivoli, di cui vi ho parlato prima, e della Galleria d'Arte Moderna di Torino, che fa parte dei Musei Civici di Torino, che è una galleria in centro invece, che la Presidente ha ricordato prima, ha una collezione veramente molto molto importante, iniziata però in tempi non sospetti e ben antecedenti dall'attività della Fondazione CRT. Sicuramente con questo mi collego un po' al postumano e alla grande attenzione verso la natura, che come sappiamo in questo momento è particolarmente presente, no? Nella ricerca artistica, sia da artisti più affermati ma anche da artisti di giovani generazioni, un po' anche come il tema della diversity, che oggi è un tema cruciale nel dibattito dell'arte contemporanea. Questo perché, come diceva Monica, si sta un po' cercando di rimettere in fila le cose. Non a caso parliamo di postumano, no? Perché se dobbiamo oggi parlare di postumano è perché forse abbiamo un problema in delle tappe che abbiamo fatto. E questo è ovviamente, come sappiamo, il lavoro di denuncia o di sentinella o di indagare sui fenomeni che gli artisti contemporanei sanno portare avanti, e oggi quanto mai centrale in un momento in cui si cercano risposte. E il tema anche della denuncia, soprattutto ambientale e ecologica, è cruciale nel dibattito. E difatti con Caroline e con appunto il Castello di Rivoli, tra le varie iniziative che Fondazione CRT ha posto in essere in questi anni, la riqualificazione delle OGR, le vecchie officine grandi riparazioni di Torino, diventate oggi un polo
culturale è anche un polo di nuove tecnologie, casa di start-up e di acceleratori di impresa, incubatori di impresa. Allora lì abbiamo pensato che nell'ideale, cioè era per noi importante comunque portare le nuove generazioni verso l'arte contemporanea e quindi portarle con argomenti che potevano esaltare questo tipo di dibattito, era un modo per far vedere delle cose che potessero comunque, delle narrative che potessero interessarli, e così abbiamo fatto questa bella mostra che si chiama, che ha chiuso il 22 di settembre, che aveva il titolo di Nature Cultures, in cui si indagava un po' del rapporto fra l'artista e la natura a partire da un nucleo molto importante di opere della collezione Stein di Arte Povera, perché la Fondazione Arte CRT è proprio partita da lì, cioè è partita dall'acquisizione di un nucleo importantissimo di opere della collezione di Margherita Stein, mettendoli in dialogo con questa opera straordinaria che Monica ha visto di Amar Kanwar, che è un'opera di denuncia sull'agricoltura e sulla sparizione della biodiversità nel riso in India, perché lui è un indiano. E tra l'altro è molto bello perché lui lavora tantissimo su questi temi e sta lavorando, cioè questa è un'opera che non è di fatto conclusa, quella che la fondazione aveva acquisito è l'opera che lui fece per Kassel del 2012, però in realtà lui, che ho avuto il privilegio di spendere parecchio tempo con lui quando è venuto a Torino ad allestirla, ed è un personaggio straordinario, continua a portare avanti, è un'opera dinamica a cui aggiunge costantemente dei pezzi, ma quello che è più interessante è che lui sta facendo un lavoro incredibile sulle scuole, in cui va nelle scuole a raccontare cosa in India si è perso rispetto a delle buone pratiche che si avevano e che invece alcune multinazionali hanno completamente annullato. E così, a proposito, mi fa ridere, vi do un piccolo consiglio per chi verrà a Torino magari per Artissima: Mancuso, che tu hai citato, proprio ieri ho visto un suo lavoro straordinario al MAO, il Museo di Arte Orientale di Torino, che ha questo nuovo, non tanto nuovo, è arrivato in tempo di Covid, Davide Quadrio come direttore, che è un grande conoscitore anche dell'arte antica ma soprattutto contemporanea cinese, e lui in questo senso lui ha fatto fare questa installazione di piante che all'ingresso della mostra, questa mostra si chiama Buddha al decimo, e lui in realtà l'ha interpretata quasi come fosse un percorso di purificazione per il visitatore prima di entrare in questa zona dove ci sono questi meravigliosi Buddha antichi, che voi sapete, no, il rituale di entrare in tempio buddista, ti devi lavare, e quindi anche nell'accessione di purificazione. A me piace molto pensare all'arte perché effettivamente, almeno su di me, fa quell'effetto. Quando riesco a spendere tanto tempo in natura, poi mi sento come fossi purificata, no? Bellissima questa cosa. Come una cosa, diciamo, che mi colpisce di questo, che mi ha colpito molto del lavoro di quest'artista indiana, che ti ringrazio di aver nominato, e che ritorna di nuovo questa parola che è le ibridazioni, perché in realtà lui fa tantissime cose, cioè non è assolutamente un lavoro di denuncia sociale, cioè, mi spiego meglio, scusate, non è un lavoro... È un lavoro di denuncia sociale, ma con un linguaggio artistico estremamente poetico e utilizzando tra l'altro moltissimi linguaggi artistici diversi. Cioè lui scrive poesie, utilizza i libri, utilizza le libri d'artista, utilizza video, utilizza il suono come il suono degli uccelli. È veramente un'immersione meravigliosa. Il suono dell'acqua, cioè è un'immersione poetica in un luogo altro, veramente bellissimo, e quindi riesce a dare con forza straordinaria la denuncia, ma allo stesso tempo a farlo proprio col linguaggio dell'artista, utilizzando le ibridazioni che ritroviamo anche in questa cosa che ha detto Anna, che mi sembra bellissima. Cioè Stefano Mancuso, ripeto, è un botanico. È un botanico che fa sentire, ascoltare, scusatemi, la musica alle piante.
quindi ibrida i linguaggi umani con i linguaggi vegetali, e questi mondi quando si mischiano creano, appunto, costruiscono comunità, comunità altre e meravigliose. E poi quindi, è proprio un po' la direzione nel quale l'arte contemporanea sta andando, cioè non possiamo più parlare solo di fotografia o di pittura, ma è nell'ibridazione, ormai è chiarissimo, di tutti i mezzi che oggi dobbiamo e possiamo parlare di contemporaneo, no? Quindi se vogliamo vedere, la guardi da diverse angolazioni, ma torniamo sempre a dire, ma proprio perché forse è solo nei creare quei ponti che trovi delle risposte o delle connessioni che possono cambiare un po' il paradigma. Quindi grazie per questa preziosissima testimonianza, Anna, che ci hai dato stasera, soprattutto testimonianza come costruttrice di comunità, quindi grazie molte a tutti voi che ci siete stati, che ci avete accompagnato, e soprattutto se volete fare domande, non a me, grazie, ma ad Anna, l'apprezzerei molto. Vi do il microfono. E soprattutto fatele, non fate timidi, perché questa cosa che quando uno finisce il dialogo c'è un silenzio tombale, sembra è una cosa tremenda. Mi rimetto anche gli occhiali per vedere chi alza la manina. Così non alzeranno mai. No, ma soprattutto non chi vuole fare domande, ma chi vuole fare... Cioè questo posto è bello per questo, perché secondo me deve essere un posto di riflessioni insieme. Per cui se avete dei pensieri da condividere con noi, è bello. Cioè questa cosa è così per questo. Evviva! Brava! Maria Grazia Leonetti. Ciao, volevo solo dare una testimonianza. Maria Grazia Leonetti, Piemonte della Misericordia, abbiamo vinto un bando fatto dall'ACRI per il restauro di 100 dipinti, riuscimmo ad avere 350.000 euro e in 6 mesi, prima di quanto il bando prevedesse la consegna dei lavori, abbiamo già finito tutto. All'epoca c'era Guzzetti, che venne a Napoli, venne al Piemonte, che non conosceva, rimase sbalordito tra la bellezza del luogo, tra la mission che il Piemonte fa, di è un ente di beneficenza fondato nel 600, tra il fatto che abbiamo restaurato tutto in un tempo così, quindi con un'organizzazione molto complicata, naturalmente, puoi immaginare tutto quello che è la soprintendenza, i permessi, le assicurazioni, i trasporti, gli studi dei restauratori, ma insomma faceva questi bandi. Adesso non so se ce ne sono degli altri, però era molto importante perché l'ACRI possa agire sul livello a territorio nazionale, perché noi lamentiamo un po' di non avere fondazioni bancarie a Napoli. Se posso dire una cosa, non so quanto impopolare possa essere, una provocazione, la fondazione di cui il Palazzo Zevaios con la ex Banca Commerciale e attualmente Banca Intesa di via Roma, di via Toledo, ha una bellissima collezione, che però è la collezione del Banco di Napoli. Allora io chiedo a chi di dovere, a chi di dovere, a chi ascolta, a chi può almeno suggerire di conservare la titolarità della collezione, perché non è una collezione di Banca Intesa San Paolo, ma è la collezione del Banco di Napoli. Maria Grazia Leonetti, come avrai capito, è una costruttrice di comunità. Ciao fanciulla, bello vederti. Grazie mille per questa serata, grazie Monica e anche ad Angela. Una curiosità, Anna, vabbè, la protagonista, quindi lei è un ringraziamento super. Una curiosità, quante donne eravate all'Unione Industriale quando lei è arrivata la prima volta? E più o meno tra le donne, quante erano per questo secondo orientamento, cioè quello di avere un'attenzione proprio al territorio e alla comunità? E poi rispetto all'osservazione che era stata fatta su suo fratello, che non aveva forse né arte né parte, come diceva Monica, e quindi
si è tirato fuori dall'azienda. In realtà quello che poi mi colpisce, mi viene da dire, che sostanzialmente forse non era animato da quell'emozione che contraddistingue lei come persona e anche rispetto alle cose che è riuscita a costruire in tutti questi anni. Ma grazie. Marina Saviano, aspetta, te la presento, perché Marina Saviano ha lavorato per tantissimi anni, bravissima, eccezionale, ha lavorato con la Galleria Lia Rum e poi ha deciso che voleva invece lavorare con i ragazzini, soprattutto con i ragazzini delle periferie. Quindi lei, come molte delle persone che stanno qua dentro, hanno vissuto la scuola come costruzione di comunità, perché le nostre scuole sono spesso difficili, ma fare un lavoro pedagogico nelle scuole è fondamentale. Prima di ridare la parola ad Anna, c'è qualcun altro che... A me? No, a lei. Parlavamo con la mia vicina che ha dovuto andare via. Che cos'è questo immobile bianco con gli archi? Cioè, una cosa preesistente. È il madre. È il madre. Lo vedi da dietro. È la costruzione del madre. Esatto. Il grande madre. E poi è divertente perché il madre, pure questo, mi sembra una bella ibridazione. E perciò però il madre mi sembra carina come cosa. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa o ripasso il microfono? Ok. Barbara, scusami, Barbara. No, no, gli è passato. Vai, Anna. No, intanto... Vabbè, io intanto dico così... Aspetta, scusami. Barbara... Aspettiamo la signora Barbara... Per quanto riguarda l'arte, Barbara Iudice, per quanto riguarda l'arte... Non è solo figlia d'arte, è anche un'artista, oltre ad occuparsi insieme ad Angela, vabbè, ma questo già si sa, del lavoro del papà. Il lavoro che fate sul territorio, nello specifico mi riferisco all'arte, oltre ad investire nei grandi artisti o nei giovani artisti o nei luoghi come l'OGR e così via, questo in tutti questi anni è stato un attrattore per giovani che non erano solo del territorio piemontese, un attrattore per giovani artisti a 360 gradi, dalla musica all'arte pittorica o genere, in Italia, sul vostro territorio? Ma allora, partiamo magari da qui, poi vado alle altre due domande. Diciamo che le fondazioni hanno statutariamente un territorio di competenza e degli ambiti di attività. Rispetto alla Fondazione CRT, al di là di quella arte che, come possiamo intuire, ha una missione molto specifica, di base si occupano di giovani, di welfare, di ricerca e di arte e cultura. Quello che diceva la signora anche del primo intervento mi fa dire una cosa. In realtà, come sappiamo bene, nei territori italiani abbiamo destinatari di bandi di fondazione, che questi siano di fondazioni territoriali, come nel caso citato dell'ACRI, che appunto è l'organizzazione nazionale a cui fanno capo tutte le fondazioni. Sono bandi molto complicati e per riuscire ad avere questi finanziamenti devi avere, come la signora giustamente ha spiegato molto bene, un livello comunque di capacità di fare le cose molto bene, perché ci sono tantissime domande a fronte di risorse che sono ampie ma non infinite e quindi c'è molta selezione. E forse anche grazie a questo in lunghi anni si è riuscito comunque a far innalzare. E quindi il ruolo delle fondazioni è anche un ruolo alla fine di alzare l'asticella agli enti a cui vanno questi fondi,
che possano acquisire delle competenze. Dentro quegli enti ci può essere, non ci sono vincoli territoriali, per cui ci sono o progetti come quelli dell'Acri, dove c'è una call a livello italiano, e poi in funzione di quanto tu sei bravo ti aggiudichi quel finanziamento, e quindi quello può essere a Napoli, a Caltanissetta o non importa dove. Chiaramente territori dove insistono le fondazioni sono forse più abituati a progettare e quindi a performare. Per quanto riguarda invece i progetti più rivolti alle persone, che possono essere appunto, adesso Fondazione CRT per l'Arte non ha programmi di residenze di artisti o non ha programmi di sviluppo, ce li ha sui talenti, anche musicali, ha dei programmi di pratiche artistiche però per i ragazzini delle scuole, ha dei programmi con i dipartimenti education dei vari musei per cercare di portare i bambini fin da piccoli a frequentare, dove le famiglie magari non li portano a frequentare i musei, a fruire della cultura. Allora lì sì, lì ci si apre a qualsiasi genere, però l'apertura è data dal fruitore del progetto, che però a sua volta quasi sempre il progetto è generato da un ente terzo. Non so se le ho risposto. E quindi quindi tutti i progetti, ad esempio sugli studenti, che questi possono essere studenti di non importa quale facoltà, non hanno dei limiti né di genere né di nazionalità né di niente, però sono un po' i progetti e l'incanalatura delle risorse che danno purtroppo dei percorsi abbastanza strutturati. Ma perché questo deriva, non è tanto una scelta dell'ente di oggi, ci sono degli statuti molto rigidi che derivano, probabilmente quello che andrà fatto una grande riforma, ecco, per adattare i tempi, però questo sta in mano, il boccino sta in mano all'Acri. È molto interessante il caso della signora laggiù in fondo, perché Marina, effettivamente oggi il terzo settore intanto ha delle aziende, cioè delle aziende bellissime, e ci sono delle persone pazzesche che si mettono in gioco in quello ambito, e dobbiamo dircelo e ricordarcelo. Il nostro paese oggi, se riesce a far fronte alle tante emergenze che abbiamo, è anche grazie a persone come lei che fanno la differenza. Ad esempio il lavoro nelle scuole è un lavoro incredibile. Io in quello mi sento veramente una privilegiata, perché in questo lungo percorso che ho fatto lì sono riuscita a conoscere delle realtà pazzesche, delle persone incredibili, perché se oggi noi dovessimo far fronte all'emergenza sociale in atto solo con il pubblico, non sarebbe possibile. Non sarebbe possibile. Il ruolo e quello che fanno persone come lei è fondamentale per la tenuta del nostro sistema, più o meno, se di tenuta possiamo parlare. Allora, se non ci sono altre domande, io chiuderei dicendo che mi sembra che ci sono persone qui che veramente si spendono e si spandono per costruire comunità. Sì, soprattutto è un esempio. Ringrazio Anna per averci accompagnato e per aver avuto il coraggio di essere la prima. Ringrazio Angela per l'ospitalità e tutti voi per essere qui. I vostri sguardi sorridenti ci dicono che non abbiamo detto proprio delle scemenze tremende, e di questo siamo contenti. Grazie. Grazie mille, grazie.